a parlare di cinema, abbiamo capito che senza quest'isola e senza questo spazio meraviglioso e astratto insieme, è difficile parlare di cinema nello stesso modo, insomma. Penso che questo è il suo destino, insomma, no? Come ci sono delle storie che hanno un destino, e ci sono dei premi che hanno un destino, e penso che la Maddalena sia proprio uno spazio importante, perché con Solinas, parlo di un'esperienza personale, ma credo che riguarda molti di noi poi, il Solinas è stato l'unico spazio nel cinema italiano dove gli autori si sono incontrati e con la scusa di parlare dei film di autori giovani hanno parlato del loro cinema, di quello che gli piaceva fare, amavano dei film degli altri, insomma c'è stato uno scambio, ci siamo ritrovati non soltanto autori di film, ma parti di un cinema italiano che esisteva ancora. Io penso che questo sia un ruolo straordinario che il Solinas ha avuto per il cinema italiano complessivamente, insomma io poi sono anche il presidente dei 100 autori che rappresentano i registi e gli sceneggiatori di cinema e televisione, so quanto è importante per noi non soltanto sentirci autori di un bel film, ma parte di una tradizione, di un immaginario che è il cinema italiano, insomma. E per quanto riguarda gli autori, io ho letto con molto interesse queste storie, proprio perché ci senti dentro soltanto un nuovo modo, nuovi temi, no? Ci sono dei nuovi temi che affiorano, sentirete, ci sono. Si affronta il tema del rapporto con un fascismo che cambia faccia e assume una nuova forma di attrazione sui giovani. Ci sono storie di un rapporto con la maternità molto difficile, che invece di essere vissuta in assoluta felicità diventa un doloroso senso di responsabilità intollerabile. Cioè, quindi questi autori portano dei temi nuovi, dei rinfenomeni e anche degli sguardi nuovi. Quello che mi sento di consigliare loro è di fidarsi di più del sentimento iniziale di un film. Certe volte, quando si è all'inizio, c'è come la voglia di spiegare molto, di sentirsi inadeguati, ma questa forse è una storia troppo piccola, troppo mia, meglio che ci metto intorno un po' di storia, un po' di politica. Ma io invece penso che c'è un'anima in queste storie, e l'unica cosa che possiamo fare come giurati quando parliamo con loro è dire seguite quella. Grazie. Giorgio, tu ci vuoi dire qualcosa? Signori e tanti, sono molto bravi, vorremmo presentarveli perché sono tanti, sono straordinari, tutti i finalisti questa sera.